Personale Vascalunga 54 rotti, va bene, abbastanza bene. Se tu parti da quello che hai fatto in vasca da 25 metri, 49 secondi, ok, nuotare 55 e mezzo, seppure in batteria, fa ridere. Per cui non va bene. Cioè, uno nota 49 in corta, stampami un 52 in Vascalunga. O no? 3-0 no. E invece non ci arriverai mai, questo mi sembra evidente, non oggi perlomeno, insomma è un po' troppo. Il campione del mondo e primatista del mondo Thomas Ceccon in questa gara, corsia numero 4, 26-3 alla passaggio dei 50 davanti a Brunella e Michele Lamberti, uno dei due fratelli Lamberti, figli d'arte del grande Giorgio, che stanno disputando un buon campionato italiano fino a questo momento. Sensazioni altalenanti, ma condizione che è sembrata esserci assolutamente in entrambi i casi, mentre Thomas Ceccon prosegue nel suo assolo e va a chiudere con un distacco pazzesco rispetto al resto degli avversari, 54-31. E grande facilità di nuoto per lui, e questa classe infinita che poi emerge questo contesto in maniera gigantesca. È un altro pianeta, in batteria un secondo tra lui e il secondo miglior crono d'ingresso in finale, che è quello di Matteo Brunella, 55-38. Sì, e non diminuirà il vantaggio di Ceccon tra la batteria e la finale, perché è quello che ha più margini di tutti, è lui. Un discorso a parte per Ceccon, dietro lo stesso detto per Mora vale anche un po' per Lamberti. Ieri gli è sfuggita la vittoria nel 50 a Michele Lamberti, e nei 100 in vasca da 50 fa fatica, un po' troppo. Thomas Ceccon, che oggi il pass va a prenderselo in questa gara. Adesso ieri nel 50 ti dico il tempo. 53-7 o giù di lì? 53-74. Posso dire però che un primatista del mondo non lo guarda neanche quanto sia il tempo limite di qualificazione. Appunto, oggi va a prenderselo. Sì, cioè per lui non è un riferimento. Thomas Ceccon, che aspettiamo in zona mista da Elisabetta Caporale, mentre sul blocco. È arrivato Thomas Ceccon in zona mista? È arrivato, sì. Molto, molto facile, sembra sempre da fuori quello che tu nuoti, Thomas, infatti. Facile, ma penso una delle mie gare più faticose che ho fatto fino adesso, quindi il tempo abbastanza, dai, non è niente di che ovviamente, però ho tanta fatica stamattina. Si vede che comunque il periodo, come ho già detto, è quello che è, però è proprio adesso che bisogna magari sperimentare quello che magari si è fatto in allenamento o quello che si è fatto magari in gara una volta, perché può succedere che magari ai mondiali o olimpiadi di avere magari una situazione simile, che magari stai male un mese prima, quindi è importante mantenere la concentrazione, soprattutto in questi momenti qua, che sono ovviamente quelli più difficili, perché quando si sta bene tutti sono bravi ad andare forte, quindi proprio adesso che è anche molto allenante come cosa, quindi sono contento. Un aspetto che molti di voi, più esperti rispetto ad altri, che state diventando più esperti, avete evidenziato, cioè l'esigenza e l'importanza di riuscire a ottenere belle cose, a nuotare belle cose anche quando non si è al 100%. Sì, io ho imparato ultimamente questa cosa, da ragazzino facevo molta fatica, cioè quando stavi male così buttavi un po' la gara, che è sbagliatissimo. Ho imparato negli ultimi 2-3 anni, insomma, anche sia sotto carico sia magari quando non stai bene, a cercare di performare sempre, perché poi questa cosa, appunto, se ti succede sai come gestirla. Ieri è stato premiato come allenatore dell'anno il tuo allenatore, quello che tu chiami il tuo maestro, Alberto Burlina. Eri lì con lui, ti ho visto anche, tu non mostri mai le emozioni, ma è qualcosa che ti ha inorgoglito, credo. Molto, molto. Poi sono andato a rivedermi all'intervista, ho sentito, ho detto cose molto giuste, sono pienamente d'accordo con lui. Come è un premio che forse è più importante per lui, perché è premiato lui, non io. Però molto orgoglioso di essere appunto allenato da una persona che, come lui, che mi ha aiutato nella crescita, oltre al nuoto, nella crescita anche di come persona, come ha già detto lui ieri. Quindi veramente una persona a cui tengo, e che magari il primo anno, soprattutto quando mi ero trasferito a Verona, che conoscevo ancora poca gente, mi ha aiutato comunque, sì. Quindi un bel rapporto.
rapporto anche fuori dall'acqua. Sì, esattamente. Poi, vista la stagione dell'anno scorso, come dicono appunto le votazioni e la premiazione, ce lo siamo meritato. Assolutamente sì, Thomas, grazie. Grazie, ciao. Le parole e l'orgoglio di Thomas Ceccon, giusto e giustificato, ed entriamo nel...